sempre tutta una scoperta anche per voi. Però dai, anche con pretzel, così scopriamo, cioè, sempre una novità. Qualche cosa di carino. Io me lo sono segnato un nome ieri. A Sì. parte che ieri ho trovato un artista su Spotify che forse posso mettere in live. Però devo informarmi. Devo infornarmi. Sì, perché ho visto che lo Chiaramente. Ma usavano tra l'altro, amici, altri streamer. volevo chiedere, guardate e penne. Perché Guardo il in termosifone dei termosifoni ha le stelline? pene? Perché siamo noi? Ma anche il Perché quello Mubot. platino? No, non è vero. Anche il Mubot ce le ha. Anche il Nightbot ce le ha. Le La, il stelline nel termosifone con le badge dei sub. stelline. Perché sono Perché? privilegiati? Vado a vedere. Non lo Ah, so. c'è quella roba nuova, sì. Che cacchio è la roba nuova? Ah, Quella siamo perché tier siamo 2 di per 3. livello Ah, 3. no, tier 2 e Ah, tier 3 c'è ok. scritto se clicchi. Sì, Sono i beh, simbolini tier 2 e tier 3. ma... Vabbè, carino, non Sì, è molto è una carino, ci merda, sta. almeno. No, no, non si infatti. nota più di tanto, No, nel poi. termosifone si nota in realtà. Ma Hollow, le musiche di Keno io non le ho ancora ascoltate, tra l'altro, perché mi sono Perché salvato le una musiche di playlist, Keno ma non sono l'ho. molto belle, ma in un prelievo come il nostro non lo so, mi stona. Proprio mi piacciono un sacco a me le musiche di Kenobit. Dimmi, io ci avevo pensato, solo che anche i rover glielo posso chiedere, solo che poi ho comunque 10 canzoni, non è che posso A mettere parte sempre 10 che i canzoni. rover sono comunque sotto la casa discografica. Cioè, no, beh, Beh, se sì, lo lo chiedi a chiedi loro per. magari. Però No, ma comunque ci ho sì. pensato, Il solo che problema. anche. Sicuramente mi direbbe anche di sì, solo che. Cosa fai? Metti sempre i rover e tutti i pre-live, non ha Esatto, senso, beh, cioè. ogni tanto sì. Dopo Ogni un tanto po' li ti puoi si mettere. spaccano anche le balle. È quello. Cioè, gli faccio pubblicità, poi nel nostro piccolo sono anche contento, però. Sì, Sì, esatto, come fece Pier. Gatto con il Rumatera, però comunque cosa fa? Anche Gatto non è che mette tutte le volte il Rumatera sempre. Dopo un po' la No, gente infatti. li odia pure i Rumatera perché si è rotto e si rompe i coglioni. Ma come qualsiasi cosa, c'è anche la tua canzone preferita, mettitela continuamente o come sveglia, è sempre la stessa cosa. Ma noi oggi dobbiamo fare il cacchio, perché dobbiamo andare Bene, avanti con facciamo proprio il Dark cacchio, Souls, facciamo. ma con la mitragliatrice. No, Cos'è oggi? la pistola di carne. La pistola di carne era oggi, è vero. Tanto stiamo. Dobbiamo. Allora, quando finiremo i nomi, interrompiamo anche la serie, eh? Perché. Sì, che Ovviamente. dovrebbe mancare poco. Prometti che li finiamo domani. L'ultimo episodio non lo Basta, facciamo. chiudiamo. Ma Dark Allora. Souls, ma su MV2 scrivi la prossima volta. Cicciare qui le cose che ieri con Flistolplip. Zar, puoi non farti crescere mai i tuoi capelli? Guarda come stai Sti bene. Guarda come sti Solo frisk. che non ci Guarda. voglio andare a tagliare ogni mese. A parte che spendi soldi Guarda come comunque. sei frisk, però. Ok, vedo che Guarda. me lo Ma ti prendi il fai la gioco. rasata, che ti Ma frega, no, niente. Prima o poi ricrescono lo stesso. Ma piano. Guarda me quanto piano. Sono pelato Io da invece mesi. voglio ammazzarmi. Allora, questo è il mio personaggio. Allora. Un attimo, ragazzi, sentirete un piccolo elefante. Sì, A era posto. piccolo però, era appena nato, c'era qualche Io giorno non di vedo la vita. partita proprio. Come mai? Servono Sono le offline. palle Steam. Quello, Io adesso la vedi? devo rompere queste casse che mi prendo un po' di. Eccoli qua. Mi viene da premere F come Sea of Thieves adesso per raccogliere le cose. Aurelli, fammi Non la vedi. vedere. Io ti Guarda vedo invece, sto bene. entrando. Questa è Maria, Certo, mi fai subito dopo download che esci. giornalieri. Ha Allora. detto? Vabbè. Ah, è un po' Finisco la stima. aperto. Io ho sprecato troppi ferri per cose inutili in questo gioco, per provare armi comunque. Per quello non posso tirarmi sull'armatura. Ho le armi fortissime, ma. Dove sei finito, Morelli? Ecco. Sono qua che sto Io ho pensando di fare 1231 cose. fisse. Il ferro galvanizzato mi tira il culo usarlo per Eccoci. le armature. Da tornare dal re immortale. Adesso aspetta che vorrei Tempato. potenziarmi. Per potenziarmi un pelo pelo. Signor Corvo è tornato a lavoro? L'avevamo già Beh, sì. fatto. Eh sì. No, oggi in realtà no, Oggi però. pomeriggio c'è per la live di Ciabo comunque. Esatto. Gluten Mike, Gluten grazie Mike, Gluten grazie 1000. Gluten Mike. Tra No, non può. l'altro, stavamo pensando per oggi pomeriggio, Non visto che possiamo c'è fare. anche il Direct Nintendo. Nintendo su Pokémon, che magari fa cara, magari non ce ne frega nessuno, però visto che è proprio vicino a quell'orario, stavamo pensando di fare
La Iniziare live, alle 3. sì, di iniziare alle 3 la live, però normale, non per i sub. Poi finito il direct, switchiamo un attimo con la live dei sub, così almeno guardiamo anche Sì, la guardiamo un conferenza pochettino. dei Sì, che per i magari appunto Pokémans. potrebbe essere una cacata, Cosa come state no? facendo? Io mi sto comprando qualche Ah, di là sanguinaccio. siete. Giusto 3-4 perché non ho tanti soldi. Devo potenziare poi. Live unica grossa. In realtà verrà divisa perché comunque No, devo forse. interrompere per farla poi per i sub. Cioè potremmo fare anche direttamente tutto per i sub, ma non ha molto senso. Allora, oggi pomeriggio per su domani CD Projekt. Ho fatto qualche annuncio? Eh no. No, non ci sono ancora, ho guardato anche su Ma Twitter. infatti non so. L'ho visto l'ultimo trailer di Kingsman. E mi ha annullato tutto. Allora, dobbiamo No, andare Luisao, dalla studia. regina Iskall. Dobbiamo andare o alla capanna. Non fate queste cose che poi non voglio sentirmi responsabile di un esame andato male io, eh. Fate i bravi. Vabbè, l'importante è che poi studi. Adesso, tanto non è che Ma alla devi fine studiare è maggiorenne, tutto. quindi le sue scelte se le fa lui. Beh, non sono d'accordo. No, beh, lui si prende. Cioè, Prende le sue se responsabilità. poi Certo, tu ti prendi certo. le tue Non dipende responsabilità, da io noi. dal mio punto di vista Certamente, mi vado a però. No, allora interrompiamo i programmi TV perché sennò la gente No, non no, studia. non sono d'accordo che uno a 18 anni abbia la No, che capacità c'è da un giorno all'altro, ok? di Un altro punto. intendere e di Siccome la legge volere. dice questo. Ma che schifo Da sti quando si coso. andava a Grazie. tornare? Non lo so, qui ho la capanna. Ah, il guardiano è morto. Ci Però ti daresti il suo vogliamo bene lo cuore? stesso, Ah, Luisa. quindi forse dobbiamo decidere se darlo a lei o a. Però l'altro c'era la Chiamalo. cutscene. Non lo so, sarà un altro cuore, credo. Ma secondo me è lo Glielo stesso. do. Mi avete dato un po' di scarti, Con te. grazie. Puoi chiederci qualunque cosa? Ma Ma ne ne che parliamo dopo. Ma bella! Che bella, è già più 8. Ma è già più 8, Oh, fa però aspetta. Ma dai, 207 ho di potenziato già danno. l'armatura. È già più 8. Vai, Mark. Ti è andata bene. Guarda, c'è Ma. tutta Però l'armatura più 8. Vai. è da ciccione l'armatura, eh. Ma dai, io volevo fare Arrow. C'ha la maschera di pelle questa armatura. Vai, Aspettate, amici, che mi eh. cambio. È una caratteristica. Ho 2 punti caratteristica, ragazzi. Controllate in caso. È più debole, però. No, oddio. La mia è più Quindi armatura 10. sì. 63, 56 e Pesa c'ha meno, meno. però, eh. C'ha un bonus armatura. Ricaricare aumenta il danno totale Amici, inflitto ma con perché quell'arma non. fino al. Dov'era Colpo su un l'armatura? Non mi nemico. ricordo più. E È sul personaggio. non ci sono solo le armi. Da. Non Sei scemo? Sotto! lo vedo. Ma sei rimbambito? Eccola qua. No, ah no. Avevo ragione in realtà. Perché non lo vedevo per davvero. Solo che. Perché avevo cliccato io cose. Non è male, in realtà. 28, ma fa schifo, no? Il cappuccio Non me abbiamo lo letto lascio, il tanto mi bonus dà delle nostre cose, poco. però. Colpo in mischia e distanza. Genera potere mod aggiuntivo. Ah, quella che c'ho io mi ricarica meglio la mod. No, Forestiero, avvicinati. il cappuccio me lo lascio, tanto cambia poco. Grazie, Franiek! Bestia. Grazie mille, Franiek! Provare la Mi baletta. sento di buon umore dopo un 24, 25 e 27 agli esami. Vedi, uno che studia Fantastico. e Azz. vedono i risultati. Sei fantastico. Complimento. Complimenti, sì. E Devo provare grazie questa balestrina. Dove mille. Guarda, siete, amici? Scusate. sarà carina, carina. E andiamo dal. Siete Allora, qua. aspetta, fatemi vedere dove cazzo dobbiamo andare. Perché qua ci manca da esplorare. Qua a destra dove non possiamo passare da qui, credo. Oh sì, dove cazzo, come si va là a destra? No, Ma dove? Aspetta, è a fai vedere. sinistra invece. Ah, niente, no, non è Ma c'è vero, una era a zona destra. nuova, Ah, quella è. È di eh? qua. Una zona nuova qui, No, eh? Qua non di mi qua, dovevamo risulta. continuare di qua dalla porta che avevamo aperto. La Non ce shortcut. l'avamo già Ah no, stati? sì, Di ce l'avevo già stata. qua Io mi no. ricordo che ce l'avamo già stati, Moro, qui, eh. Io ho la mappa oscurata in alto a destra. Anche io, però mi ricordo di aver già combattuto in questa zona. Certo, però non abbiamo esplorato a modo, mi sa. Mamma mia, che shot. A Altrimenti me dobbiamo. sembrava di sì. Altrimenti dobbiamo tornare indietro. Adesso vediamo se lassù c'è qualcosa. Sto provando la. Ma grazie mille, belli! Ma Che. che Ah, qua è dove gentilezza! droppava era la città infame qui.
Grazie, ciscone, 20 euro. Ma 10 euro di Franiac siete. e 20 di ciscone, grazie Siete mille. tutti frizzi oggi. Ottile. Grazie, ciscone. Aia, che mortacci. Grazie Guarda mille, come schivano ciscone. sti maiali. Schivano a pe' davvero. Aia, scusa, Liezza. Ti sei messo proprio davanti a un Eh no, nemico perché davanti. esatto, perché mi è arrivato il raggio, ho detto quindi è nemico. Non mi ricordo, siamo già stati, è tutto Mortacci. uguale, non capisco niente. Esatto, perché questo pezzo non lo ricordo già, però. Dovrò caricare. Oh, ma io c'ho un problema con questo uomo. Stanno arrivando Aiuto. tutti quelli delle Tutti quelli popolazioni che... future, ma io devo caricare sempre, ma com'è possibile? Aspetta, Ah, ma ce l'ha il coso, guarda, l'evocatore. Curo, venite qua. Ho la balestra non male. Credo sia comunque meglio il cecchino di poco. Però. Vedere se c'è qualcosa qui, no? Comunque chiuso in generale. Ti avevo promesso che sarei tornato per te. Chi è? Malvito Vittantono Antonio. Liuzzi! Ma il grandissimo uomo pizza, grazie. Fatto di proprio. Si è fatto di pizza lui. È uno grosso? No, ho visto male. Molto bene, molto bene. Ma Allora. grazie vita. esagerato. Aia. Mi ha urlato questa 803 gli ho befana. fatto in testa. Scemo, scemo. La tua mano. C'è troppa gente qua sopra. Ragazzi, che balestra. Tutti i colpi. Ma hai rotto le... Oh, troppo vicino. Anch'io l'ultimo colpo, uso quelli della Sono pistola. corroso. Aia. È morto. Vedi i colpi. Culo. Ho dove dobbiamo andare? Qua c'è un passaggio. Mi stanno seguendo delle Bertucce, ragazzi. Ma brutti scemi. Ma quanti cazzi sono qua? Seguono le Ma aspetta, ma qui non Bertucce. era dove c'era il boss, scusa. E non so dove siete andati voi. Io sono qua su dove non era scoperto. Non lo so perché io, noi entriamo nella tua partita, per noi tutto l'ho scoperto. Ma di nuovo? Che cazzo vuol dire? È una Perché la merda. partita è Ho la tua, noi siamo ospiti. capito, ma l'avete esplorato anche voi. Ovviamente. Non nella nostra partita, no. Probabilmente una Dove sei tu, cacata. Moro? Sono Oh no. sopra. In alto a destra, ma tanto qui ho trovato uno scrigno. Prendo le cose e poi arrivo perché tanto c'è più nient'altro. No, ma non serve venire qua, tanto non c'è. Qui c'è un libro, ma noi dalla lore non ce ne sbatte nulla. Ce Sono scemo. Tiè. ne possiamo tornare via. La gente c'è qui. Buonasera. Fa la cacca gli Ezza. Vuole questo. Aia. Grazie. Io non c'ho le munizioni di questo. Vabbè, torniamo al faleo. Allora aspetta, è più vicino quello di là. Quello Quale? del boss. Qua a sud. Ho toccato la faccia, Susamel. Perché voglio andare via da questa zona il prima possibile. Terribile, veramente. Tu ora hai equipaggiato un set intero di armatura, ma hai dei pezzi diversi, quindi non si attiva appieno il bonus. Ah, quindi il bonus deve essere tutta l'armatura intera. Qui no, no, tipo, non ho il set intero di armatura. Punto, è per quello. Eh Storia, devi avere sì, poi tutto il set. magari Perché anch'io ci sono così, guardo. eh.
Io ho lasciato il cappuccio No, è che mio, ce ma... l'hai anche se non c'hai tutto il set, però tipo, visto che ci sono i diversi step. No, terriccio umido. Ciao a tutti, bellezze. Ciao a tutti quelli che stanno arrivando. Io devo vedere se tenermi la balestra oppure Quindi dobbiamo andare dall'altro. mi sa che questo era il boss. Sì, no, Sì, questo è questo è il il boss, dungeon, questo l'avevamo me già lo ricordo. fatto. Aspetta, aspetta. Sono soldi Ma che comunque, mi servono. accattone ho questo Eh qua. certo, devo fare le Sono morto di cose. fame. Allora, via, già. Buongiorno, buongiorno a tutti quelli che arrivano. Quindi Ciao dobbiamo belli. andare alla capanna. No, la capanna è dove c'era lo stronzone. Andiamo alla radura fetida e torniamo indietro per tornare dal tizio. O alla palude nebbiosa c'erano Prova a vie. vedere se quello là magari la stessa cosa che dovevamo dargli si incazza. Non gliel'abbiamo dato a lui. No, non credo. Perché era una missione Ah, non secondaria c'era una questa qui. missione, scusa, non ti dice niente. Perché lì dice attorno dal... Poi... Sì. Infatti bisognerà, che non mi ricordo da dove, quindi la raduna fetida, la radura fetida e poi torniamo indietro da qui. Pensando di cambiare perché il cecchino fa più danno comunque della balestra, però la balestra è più veloce. Quindi comunque sia, se con due colpi alla fine faccio tutto sommato più danno del colpo singolo del cecchino che è più lento, quasi quasi ci penso. Vediamo un po'. Niente qui. Ah, Non non l'avevo era, non visto. era qua il Non l'avevo visto. lavoro questa roba. Mi pare fosse qui il Sì, è quello lì, ma tizio. non è quello lì. Ah, no, quelle sono le Vedo statue, due sì, no, quello è statue qua. lì, Sì, non sì, sì. lo Infatti per quello la balestra, così uso anche le frecce, sono in concomitanza con la mia indole. Eccolo lì. Signore! Signore! Più forte. Signore! Signore! No, che si incacchia. Sì, se no muoio. Andarti a prendere il cuore. Aspetta, dove non ce l'abbiamo ancora. Era un'altra cosa. Bene, Dove allora. sta Ah, la sta giovane? calmo. Scusi. Figurati. Posso salire da qui? No. Ho sbattuto la faccia, l'ho grattugiata tutta sul muro. Quindi adesso. No, c'erano altre vie che non Andiamo, avevamo esplorato. Adesso mo ci guardo. È che non posso guardare tutte le mappe. Dobbiamo teletrasportarci e poi guardare le mappe. Da lì. Adesso vediamo qui. carica. Che sacrificio tenere dei vestiti. Allora, vedi, qua sopra e sotto non abbiamo esplorato, quindi andiamo avanti a destra. Ecco, Prego, prego. Per una cosa. Happy bestia. birthday! Grazie Ollo. Grazie, Ollottissimo. Grazie, Olof. Ok, sì. Grazie mille. Per il tuo enorme cuore. Che guarda lisciotto col cecchino, però. Oppio. Aia. Che Ovviamente poi scilli. qua è chiuso. Scemo. È andato di là, Morsi. Ma lo raggiungete anche dalla vostra parte. Bestia da dietro! Villiaci! Te l'ho shottato, guarda che potenza. Grazie, Marco, grazie. Gentili, Simo. Questo pirla Bestia. dove va? Ma imbecille. No, ma qua non c'è niente. Fa con la faccia gli No, spacco. dobbiamo andare a nord. Nord sicuro c'è qualcosa, c'è una viuzza che ci va proprio. Niente, curo. Nervosito. Grazie. Non c'è niente, secondo me lì c'è qualcosa. Cioè bisogna sparargli. No. Ah, quella via là. Oh. Andiamo a Ho ripreso la nord. balestra. Guarda come sono switch umblante. Switch... Arcadia, io il ventilatore non l'ho ancora portato su dalla cantina perché ho paura che se poi mi abituo col ventilatore acceso lo devo tenere tutto il Sì, giorno. più che altro ancora Tutto. non è il caldo torrido torrido, quindi se ti abitui adesso col ventilatore poi muori. Cercando di fare questa piccola challenge per il mio corpo.
Però stanotte stranamente ho dormito lo stesso, nonostante il caldo, i giramenti me è continui. freddo la sera. Magari qua. Poi vabbè, io c'ho anche una situazione con la stanza che fa cacare, però. Sì, c'è un passaggio. Guarda te. Una stanza. Right, sembra. Aspetta. Amici, arrivano tutti da dietro. Serve la chiave. Non avevo la chiave. Come? Quindi? Quindi non c'è Questo è più neanche il grosso, teletrasporto ragazzi. lì? Come se No. serve la chiave? Che storia. E noi di Amici, chiavi. questo è grosso. Killer. Ah, gli dovevi mentire, dice Chaff. Perché era effettivamente lo stesso oggetto. Andiamo indietro. Non muore? Ebbene? Come funziona questo signore? Effettivamente aveva senso che era lo stesso oggetto, eh? Quindi l'abbiamo dato alla signorina Izma. Quella Ma adesso voglio sapere cosa mi dell'avventura. dava quello là. Cazzo, sicuro ci dava una roba Ieri ci siamo divertiti, potentissima. sì. Io l'avevo detto che sarei tornato a giocare un po' insieme agli altri. Siamo divertiti un sacco. Per cosa? No, abbiamo fatto Formula Ah, 1, sì, poi abbiamo fatto dopo Formula 1 Formula e 1 siamo abbiamo giocato un riusciti po' a abbastanza. Rocket noi altri. Ahia, è irradiato. Come sto imbaltellino in alto Trentino? Ma Joker, infatti, muoio. Chi? Ovvero. Isma delle follie dell'imperatore, sì. La nonna brutta di Dracula. C'è Allora, anche una signore. nonna bella di Dracula, perché? Signore. Riprendiamo il discorso, lei. Swish. Sì. Purtroppo non te lo voglio prendere. No. Dai, boss, pronti. Io Non ho vita. Mangio. Vino! Porca miseria, come oh, c'è l'intruso? Vino! Aiaia, Mi ha sparato quanto nella ho testa! shottato. Beh. 743 gli faccio in testa. 100, 1115. 1115 di nuovo. I minion prima. Quanti Aiaia! sono i minion? I minion sono molti, sì. Vabbè, Vabbè, ci sta R. li shotto io personalmente. A me escono da ogni Sono. cosa. Ah, escono Ma continuamente, minchia. Ti ragazzi. Questo sfalcia, è scappa. grosso, aia! Ma quello col falcione mi ha shottato. Eh sì, è lui È il il boss. boss. Aspettavo. Ah, sì, ok. Non ce l'aveva prima, non me ne sono reso conto. Gli faccio veramente un sacco di E che danno. Ho porca sempre lo miseria, stesso anche i minion. problema, Ah, però. c'è una sferetta lassù. E non le avevo mica viste quelle, Vabbè, adesso l'immortacci. piano piano capiamo com'è la situa. Ho schivato al pelo. Grazie. Io proprio te le cura. Mi ammazza. Sfondo. Che le sferette sono rotte. Ho la cura. Aia, aia, ragazzi! No, Marco, vieni qua con la cura. non posso. È morto. Vabbè, questi lì. Aia, ma questi sono stronzi. Pezzi. Aiaia. Ma è tornato là il boss, cosa vuole fare? Starà evocando roba. Vita deve perdere una persona, però. Possibile. Curarmi. Eh Può attaccare, comunque. sì, ricarico, ricarico. Ok. Guarda che lavoro. Guarda che lavoro gli levo. Dai, 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 dai.
Ha rifatto le sferette. E metto la cura qui. Attaccate il boss, attaccate il boss. Amici. Ce l'ha con me. Il re immortale, ma che pippa il re immortale, raga. Ma è caduto. Ma questo non è morto morto però, eh. Adesso c'è la seconda fase. Porca mignotta. Aspetta, Bastardo. Niente, ho ricaricato, figurati. Me l'aspettavo. Vale, sono comunque. Quindi eccolo perché lo chiamo immortale. Però è arrivato con metà vita. Niente, mi hanno circondato, porca mignotta. Usa il melee contro di questi, Marco. Hanno più botte che... no. Hanno più botte che con la pistola. Ah, ma siete morti tutti. Sì, abbiamo preso un po' sotto gambe. Non mi aspettavo la seconda fase. Ma non sembra difficile comunque. È sempre lo stesso problema. Allora, signore, siamo qua, no? Riparlando del discorso di prima, no? Cioè, praticamente... Spiegagli bene, No, allora, cioè, praticamente non ce l'ho il cuore, no? Non... Ma ce l'avevamo, eh? No, sì, che c'era una signorina, era sicuramente più bella di lei, quindi gliel'abbiamo dato. Io sto tankando ragazzi colpi. Io non c'ho già più vita, però non è normale sta cosa. Per forza è come prima, non hai armatura. Ah, ho preso l'armatura. Ah, strano. Dove l'altra? Eccola. Anzi, fino al boss prima di quello ero quello che reggeva di più. Guarda che lavoro gli sto facendo nella cavessa, però. Arrivo. 1115. Devo ricaricare, aspetta. Fa l'onda energetica. Ma che ritorna su per evocare le robe, cioè, facciamo il più male possibile. Eccoli, arrivano i cosettini. Ma sto strunz. Devo curare. Avevo tutti pochissima vita. Ma ragazzi, se lo... Lo colpisco così? Se no, mette, se mette... Quanti sono? Ne ho uccisi 18, ce ne sono altri 18. No, bisogna dedicarsi ai piccolini pure quando fa così. Voi sì. Fate quelli, io gli spacco la faccia. Sento dietro lì. Io. Bestia. No, vabbè, non posso perdere così tanta vita. Aia! Cioè, non ha senso. Mi ha fatto il doppio colpo. Salto a merda, proprio. Dai. C'è la sferetta in alto, ma... Poi venite a metterla su qualcuno. Poi dopo metto... C'ho anche la cura da mettere, eh. Andato giù. Vabbè, lo tiro su io, però non ho più cura. C'è la sferetta sopra, la sferetta sopra. Su, no? Vabbè, faccio la sferetta sopra, allora. Stavo curando. È tornato Giampiero. Ho la cura anch'io, in caso. Aspettate. La metto qua, dai. Aspetta, indietro. No, vai. Vabbè, tanto dura. Sono lontanissimo. Vabbè. Quanto danno che mi fanno. È possibile, non ha senso sta cosa. Ricarica, veloce, veloce. Ok, adesso li sto schivando tutti. Ok. Preso in testa.
Secondo me c'è una terza fase. Sì, anche no. Invece è morto. Che pippa il re immortale, ragazzi. Stati bravi qua. Che pippa. Lo ti bego, come si fa? Chiave del labirinto. Mamma mia, ragazzi. Ah, ecco, il labirinto è quello che è, no? Fatemi prendere... Vabbè, che tanto dobbiamo andare di là. Io metto sempre la vita. Raga, che pippa il re immortale. Sì, la vita l'ho aumentata anch'io adesso. Già, aspetta, fammi vedere. Io di vita quanto sono le caratteristiche? Ho 16 di vigore. 19. 16 vigore, 16 robustezza. Diffusione e rinculo. Meno 1%. Poco meno 1% però. Cazzo, è che la diffusione funzionerà solo con i mitra? O anche mi diminuisce la rosa del pompa? Perché sterminatore di danno da colpo critico più 1,25%. Bonus probabilità colpo critico. Amici, mi sono messo tutta l'armatura del tizio. Sono terribile adesso. Vista d'uso dei consumer. No, io faccio. Questo mi metto proprio. Sei stupido. Per tutte le armi. Golden, allora magari i prossimi punti li metto anche lì. Perché se mi diminuisce la rosa del pompa, tanta roba. Riposiamoci. Che brutto che sono. Sono terribile. Fammi vedere. Beh, ma almeno sei veramente set... sei lungo, tutto grasso. Set completo. Sì. Quali cos'è che ti fa? Allora aspetta che devo guardare. Ti aumentava il critico, mi sa. No, diceva che aumentava il danno quando ricaricavi. C'è una roba insetto... del genere. Probabilmente. Niente, questo mezzo scarafaggio sulla mia scrivania. Ma... io non stavo toccando, scusatemi. E farei una messa la mano devo lì. Devo andare qua a nord, credo, che la chiave sia quella. Allora, sì, dobbiamo andare lì, penso. Scusate, stavo ancora imponendo le mani. Volevo leggere l'armatura, aspettate. L'avevo letto prima. Ricaricare aumenta il danno totale inflitto con quell'arma al prossimo nemico. La velocità di ricarica aumenta del 10%, poi, quindi non male. Per me che io c'ho il cecchino, tra l'altro. Coprimi le spalle. Primo commensale. Poi dovremmo anche farci un giro indietro per potenziarci del tutto. Sì, ero lì fermo a guardare questa bella pietra, questo rubino che girava. Che è sto schifo, muori. Ah no, è vero, merda, al labirinto... Beh, anche questo qui è il labirinto, però, fa parte del labirinto. Ma ha funzionato la stomaco. Eh sì. Perché no, poi funziona. Ah, sì. Poi funziona anche nel labirinto, sono le stesse porte che ci sono là. Ah sì. È la chiave universale. No, vero, lì, Carlo. Ma poi, cioè, questi qua li sciotto io. Siamo proprio tornati qua. Era semplicemente dall'altra parte, va bene. Mm-hmm. Questo. Morite se andate lì. Sì, se cadete qui è sciupato. Ma dove. Qua sarà questo, no? Sì, è l'unica cosa che vedo utile. Vale, bisogna andare uno alla volta. Abbastanza. No. Ah, qua. Ma perché non ha preso me? Scusa, ha preso Liezer. C'ero io sopra, Liezer dietro, ho preso Liezer. Allora, l'altra porta, Dulé, era là davanti. E si scende, ragazzi. Ah, ok. C'era anche uno là sopra, però. Là sopra è quello dove siamo andati noi. No, dov'è là sopra? Di là. Dove sto andando adesso con le scale. Qua c'è il teletrasporto che ti porta nell'altro, dove c'è poi da mettere la chiave in teoria.
Ma chi sono io? Babbo Natale! Regala due sub. Grazie, Silver. Che belli i subacquei. Torre Tambrone e il plurale. Ma oggi potete mettere la live di subs. È vero. Oggi potete, è vero, perché se fate la sub adesso, oggi pomeriggio avrete questo piccolo privilegio. Grazie mille, Silver. Ho letto il foglio. Bravo Vector. Amici, vi ricordo il giveaway di Stan Gaming. Mi raccomando, finisce tra una settimana. Okay. Potete vincere una cosina gratis dal catalogo di Stan Gaming. A vostro piacere. Ci ha dato solo la chiave il boss? Una posa, mi pare. Non ci ha dato un oggetto. Questa zona è un cimitero in realtà, però sembra meglio di quella schifezza di prima. Impugniamo il potere delle mani e andiamo. Io vado di qua. Potete vincere Ant, certo, se lo mettete come, cioè, mettete come premiao, sì. Sento un porco che... Ma che bella che è stata. È veramente unisce. Molto bello, sì. Il, ma anche la musichetta di sottofondo ci sta. Non la sento. Un po' la zona degli elfi di World of Warcraft. Spari alle persone, non se lo meritano loro. Ma sono dei... cosa sono? Scusi. Che piacesse. Dei... Questi sono dei come diventano armati. Come diventano gli Ewok quando crescono. Ah. Ah, qui c'è da andare, sì. Ignazio. Bombanza. Quindi non era l'ultima zona quella. Ero galvanizzato. No, secondo me dura ancora un po'. Dura ci stanno seguendo degli schifi, ragazzi. Io ho visto solo tre zone, ho visto. Togliezar che ha colpito solo Moro. No, ah, non io ho capito. Allora, là si va avanti, ok, di qua. C'ho uno dietro, vero? Sì, c'era no. Qualcuno che ci seguiva prima, eh. L'ho ignorato, ma... I nostri follower. Però qui è finito. Che belle queste zone, mi piacciono veramente un, cioè le foreste con gli alberi giganti nei così fantasy, belle, così sì, mi sì, piacciono sì. Da morire, cioè mi piacerebbe esistesse. Cosa ho detto? Vabbè, ho capito. Ne gioverei dell'esistenza Irl. Va bene. Male. Era più difficile dire ne gioverei dell'esistenza Irl comunque che l'altro di prima. Sì. Tra l'altro mi ricordo che ogni tanto lo racconto, sta roba come se avessi l'Alzheimer. Però appunto di alberi giganti e robe così, una cosa che... mi è sempre piaciuto un sacco, mi pare sempre in Abruzzo era una cattedrale fatta di piante, però quando l'ho vista io era ancora dovevano crescere, c'erano solo le colonne praticamente. Ho detto un po' come i No Banfi, però, ed era un bel po' di tempo fa, quindi magari ormai è anche quasi a posto, chissà. Ho la vita poca. Io vado da un'altra parte, se non vi dispiace. Ma c'è il checkpoint. Non so, prendere il checkpoint. Qua c'era da esplorare, però mi sa che... ma è meglio sempre avere tutte le cose qua. Certo. Abbiamo poca vita noi. Aspetta, Il signor Drew Dyer, Drew Dire, grazie mille. Grazie Drew, ben arrivato. Ma se esploro io, però, la mappa non vi si... adesso fare. Arrivo. Se esploro io la mappa non vi si amplia? Cioè adesso dove sono io non vi è scoperta voi? Aspetta. Oh, sembra di sì. Sì, sì. Sono allora, stronzato. Sembra che tu lo stia facendo, però. Grazie.
La cattedrale naturale a Valsella può essere... Ah, c'era uno scrigno lì. No, proprio no. Ah, porca miseria. Primo lavoro. No, ciancicarmi l'occio. Però sono giochi preziosi. Oh, che bellezza. Ferro galvanizzato. Allora. E un sacco di bivi. Sono un sacco di bivi. Sono un sacco di bivi. Perché di Bergamo, però? Perché era di Bergamo, quello lì, lo diceva su Compels. E terra d'arose. Torre d'Ambrone, 7,50€. Per ringraziare Silver del regalo. Ah, grazie. Ostia. Mille. A noi ce l'hai fatto il regalo. Però. Vabbè, giustamente, grazie no? Grazie millas. Che pugno che mi ha dato, ragazzi. Questo? Dispettoso me l'ha dato. C'è una roba viola lì sopra, porca miseria, devo tornare indietro. Guarda, ti stai prendendo un piccolo... aspetta piccolo che io ero avanti. L'abbiamo ucciso, c'era Bard di League of Legends. Un po' sì. Devo tornare un attimo indietro che c'era una roba, un equipaggiamento là sopra, E sicuro si prendeva da qua. Ezra, mi puoi curare? Sono un sacco di noci, sì, è quella. Che bella è, ma che punto è... La cattedrale dell'Ano. Anello delle ombre. Cosa farà? Oh. Diminuisce il raggio della percezione nemica del 40%. Me ne frega niente. Me ne frega veramente nulla. Io voglio aggrare tutti e sfondare di legne tutti. Andiamo giù qua. Sono qualcuno che rutta, eh? Marco, sei tu? E anch'io lo sento costantemente, questo qualcuno che rutta. Sto scemo. No? Di un'altra parte dovevamo andare. C'è un ponte, Marco. C'è la testa. Lo zaino è pieno. Ora quanta automira che c'è. Oh, ma allora... Poi vai su della sua fase, se non l'attivi non c'è. No, della sua fase non... è veramente difficilissimo. No, sì, ho visto alcuni... Anche perché ho visto che mirare non è così... Non è facile. Ma infatti ti punta a fare lo stealth, Che paura. È che voglio farlo senza automira, la sto fare giusto per abituarmi a sparare con No, anch'io io sto facendo tutto senza automira. Perché niente, se sbaglio colpa mia. Ho trovato un globo etereo. Servirà per potenziare le armi dei Baos, quello mi sa. Ho un po' di armi da potenziare. Ma scusami, l'ho preso io questo adesso. Mazzoliamo. Tutti a posto? Sottomaior. Tutti a posto? Non è sbagliato da dire. Tutti a posto, no, è giusto per la vita. Tutti a posto. Ah, per la vita, dicevo. Ok, allora sì. Arrivo. Un attimo, sono un po' stanchina. Interrompito The Last of Us. No, The Last of Us, ok. Interessa quello. Ma questo, questo perché c'era la selezione anche di questo. Eh sì, c'era la normale difficile. O normale e estremo, non mi ricordo. Naturalmente noi stiamo giocando a estremo. Ok, cioè non credo tutto. Però prendo anche per esercitarmi un po' con il pad della sua fase. Ah, perché devi hai pochi colpi, li devi usare bene, quindi è veramente un ottimo allenamento, per quanto scleri ogni tanto. Ok, Dungeons. C'è il boss. Ah, il boss noi poi può accompagnare. Ma se torniamo a potenziarci? Ma prima facciamo dopo, il boss. Farmiamo il dungeon, arriviamo al boss e poi potenziarci. No, è già qui il boss, porca miseria. Guardiamo un po' com'è. Vabbè, dai. Ma secondo me... Ma che stretto posto. Porca miseria. Che stretto posto. Combatti insieme ai ribelli. È Star Wars, veramente. Che bello. Questo è il villaggio degli Ewok, per davvero. Vedi, ci ho preso. Questo le grosso come un macigno. Osteria quanto m'ha tolto, Marco. Senti sti cosi. Fatemelo uccidere. Maria. Con la potenza di attacco. Io curo la qui. L'ho visto il maiale sopra, eh. Mi hanno tirato una freccina. Quello è Marco.
portato il Pirletta. Poi e dopo scemo. Comparirà il boss. Adesso vado qui. Ma allora, a se poi con il boss non ci fossero i minion, sarebbe ottima come cosa. No, che prima ci sono le ondate, poi ti arriva magari il boss. Non c'è il boss. Magari non c'è il boss. C'è chi è il gross. Osteria, che botta che mi ha dato. Bard. E tranquillo, Moro, ci penso io. Lo portate sotto tiro. Pratevi. Ma sono nella menchia. Do fuoco. Quello grosso. Cazzo, sono curato al petto. Ce n'è un altro grosso dietro, eh. Devo ricaricare. No. Aia, ma mi fa le onde energetiche quelle. Sono l'unico da solo. Vieni qua, Moro. No, c'ho l'ansia, Marco. Va bene. Allora, Moro, non ti preoccupare. Fa l'onda energetica questo, eh. Vado sopra da Lizard, che credo sia più... Sono io, comunque. Vado sopra da Marco, credo sia più... Aia, tiratemi pure tutto quello che vi pare, no? Però che quando tira su ti tira su con tutta la vita, almeno quello. Aia. Ma in faccia non lo puoi prendere. Aia, ma ha colpito lo stesso il maiale. Metto la cura poi. Ho la cura. Sono gli sciamani, ragazzi. Ah, ok, venite qua dove c'è muore intanto. Eh sì. Ho anche la prossima cura io in caso. Dai, andata, andata. No, vabbè. Ma i ribelli dove erano poi? Non ci hanno mai aiutato, mai. No, no, qualcuno sparava. Il Minotauro, c'è il Minotauro. Mino. Ma questo è il nostro alleato. Un saluto a Mino. Mino, il provincia signor di Mino. Catanzaro che ci segue sempre. Non sono servo di nessuno. Oppure servo chiunque servi tu. Non lo sai, vero? Perché è russa, scusa. È russa. Chi sono, scusa? Che ne sa lei, scusa? Tempo fa era un caro amico. Il Pax Ultex Ford ci ha aiutato molto. È solo a causa sua che esso parla con te. Però ora Ford è sparito. Lo interrogano per trovare. No, ma dove cazzo è sto Ford? Si può sapere. Lo cerchiamo dall'inizio della missione. La Ziggurat è facile. La Ziggurat. Mentre Ford. Grazie a Dio. Va bene. Giovane Padawan. Allora, fammi prendere tutte le cose. Spostamento. Ma rubo tutto. Ho veramente pochi colpi. Tornerei a potenziarmi dopo. Il checkpoints davanti. Allora, dietro abbiamo lasciato delle vie comunque. Delle volte andiamo a prendere le munizioni rosse tutti contenti perché non ne abbiamo e poi sono due o tre al massimo. Però... No, di solito sono sempre un caricatore. L'ho preso adesso, erano due. Ma perché dipende dall'arma che hai. Da 7 a 9 sono passati. Io sono il cecchino però, quindi probabilmente me ne danno più col contagocce. Sento la stamina, ma ne ho un botto, com'è possibile? Mi appunto una zanzara nel polpaccio, bastarda. Io voglio avere del fresco, dopo mi faccio una doccia ghiacciata e svengo, muoio. Convulsione per terra, tarantolato. Ha cambiato un po'. Dai, andiamocene via. Allora, nella zona prima appunto avevamo... Vabbè, andiamo avanti da qua intanto. Poi vediamo. Vogliamo tornare al World? Io voglio tornare. Bravo Corvo, ciao tra l'altro. Sei proprio un pasticcoman. Va bene. Terzo, perché no? Cioè... È la prima cosa che mi è venuta in mente, ormai te l'ho detta. Ah, siamo è cascati così. Per terra, lunghi, tutti lunghi. È vero, Arcadia, senti più caldo con la doccia fredda che con la doccia bollente. Dopo, più caldo, post doccia. Io no.
Non credo, credo sia una cosa di chimica e fisica, non penso tu no. No, no, no. Allora, quindi... Infatti ha messo Moro, Colav, però... quasi, dai, qua. Moro, Mark, manca poco. No, non è un cecchino. Aspetta, è vero, voglio vedere le armi... C'è buona? Ma perché è in inglese questo? Cioè, non è tradotto. Le potenziarmi armature. Cos'è? Rovina. Colpi al secondo 6, un mitra. Tramatri. Danno 19. Charge upon death. Ok. Ah, ti dà una vita in più. Però fa squizzo un po'. Oh, lo prenderei perché tanto non servono ad altro sti cosi del boss, no? Non credo. Ok, amici, ho il cecchino potenziato e anche tutta l'armatura. Sono pa. Non so se sostituire il laser. Ah, lo potrei sostituire con quello visto che è un mitra. L'armatura com'è? Fammi vedere. Adesso c'ho +9, +9, +5. Dovrei essere un po' meglio. Vado a comprarmi qualche oggetto intanto. Il cuore lo possiamo comprare, ragazzi? Non credo. Vado a vedere. Ok, hai fatto il mazzafrusto, anche potenziato. E anche l'ho potenziato. Tutte le robe che potevo potenziare l'ho potenziato e c'ho ancora soldi. Accolito, bombardiere e vagabondo. Sono proprio un misto io. Allora, chi è questo signore? Voglio parlare con te. Non posso parlare, quindi non si può fare il cuore. Che l'armatura quella meno ganza. Ma se vuoi, se puoi uscire dal coso magari. No, sto guardando. No, guarda fuori. Ti devo potenziare. Anche io. Lo potenzio. Perché potenzio il ferro, armatura del vagabondo. Mi dà meno 15 di resistenza, non me ne frega niente. Non ce li ho gli altri, vabbè, fa un culo. Questa è ottima da mettere, me la metto. Ne frega niente, sul mio bestia. Pompa e basta. Capotto non lo potevo potenziare. Ci vuole più ferro. E il ciodo. Ciodo de ferro, vecchio della meccanica, della meccanica. Ho preso un po' di oggetti anche senza esagerare. Mi serve un sacco di ferro galvanizzato. Sì. Dai, sono fortissimo adesso. Morirò lo stesso sicuramente. Vector, sì. Anche l'altra volta, Sì, ho messo anche l'altra volta, l'ho notato anch'io. Ah, vedi, Yaesha è questo. Che calor! Che calor! Che calor! Io ho bevuto troppo, amici, come al solito. Grazie mille per la donazione ancora. Mi raccomando, poi dopo lavorerai probabilmente, però se ci sei hai la possibilità di dare like per i sub. È vero, con il pene. Anche, non so. Vedi un po' tu come ti senti. Allora, è questo il Dungeons. Quindi bisogna rusharlo. Voglio rompere tutto. Cazzo, quando hai preso la... quanto ha scattato tutto quando hai preso la roba? Però galvanizzato 2. Ma questa è una bestia. La sfondo. Ma l'hai ammazzata subito. Sì. Aia. Imbecille. Ma che deve fare? Lagga quando raccolgo le robe. A me va tutto bene, però tu stai streamando anche. Un bel pippo, A me va tutto bene finché non si raccolgo le robe. Ma è quello di Monster Allergy? Che Monster Allergy? Monster Senko e Randall. Monster Senko, che palle, ogni volta li confondo. Chiamo uno l'altro e l'altro l'uno. Bavo. Oh, boe! Bova. Guarda che mira, sono fantastico. Sembra che l'auto mira, ma in realtà mouse e tastiera. Wow. Schizofrenia.
è veramente lui comunque, l'hanno proprio copiato. Sì, sì, è Randall. Si muove uguale. Pioppo. E muori. Ce l'abbiamo fatta. Una barba viola. Idolo vendicatore. Cosa guardatevi farà? In giro che è pieno di ferro. Cosa fa, ragazzi, il ciondolo? Non lo so, non so quando siamo safe. Guarda. Allora, tutto il danno inflitto aumenta del 30% quando la salute del personaggio equipaggiato scende sotto il 50%. Include potrebbe evocazione. Cosa utile. Include evocazione? Però no, c'ho quello potrebbe del... essere utile. C'ho quello del critico. Anche perché sennò poi mi metto a stare sotto... No, non preferisco tenere il critico per ora, io sicuro. Ma c'è un tizio che suona. Cosa? Gli AC/DC? Non sembrano così a orecchio, però. Ma io non lo so. Amici, perdo molta meno vita di prima. Non lo vedi qua? Non lo sento, però. Ma come non lo senti? Perché come no, amore? La musica. È un trombino, vedi? Amici, sta soffiando, ma è vuoto. Col suo flauto di carne, andiamo. È vuoto, non si sente. Ti dicevo che ho veramente subito pochi danni anche se quando mi prendevano. Temo. Scrigno. Avete preso tutto? Vedi, là c'era una pietra della forestazione, eh? Soltanto, scemo, pirla. Quanto scrigni, scusa. Meglio, dobbiamo farmare tutto, potenza. Ma qui c'è fuori un... È viverne qui. No, eh. Rimarrà lì, che ti devo dire. Yeah, ma bestiaccia. Scemo. Ti do le botte. Mamma mia. La forza è nulla senza il controllo. Una botta. Venite qua. Piuro è un paesino lombardo. Sento uno che ansima. Che miseria. Dovrebbe essere Franco Trentalance. Non so perché. È un porno attore. Beh. Oh, l'ho missato. Ma che sdolcinati che sono questi. E allora che lanciano le preboscidi. Quanto un po' labirintico questo labirinto però, eh. Dobbiamo Siamo andare. Anche salire qua, eh. Dobbiamo andare... No, dobbiamo andare di qua, non salire. Ma in realtà anche se sali va bene lo stesso. Amici, occhio alla gente. Mia, come sono... Asasante. Non ci prendere, allora. Ora sei da un'altra parte da solo, tu, eh. Adesso ci congiungiamo. Eccoci qua, noi congiunti. C'era un po' di ferro tempato. La boss. Ok, è finita questa parte. Siamo sicuri? Che sia... Fatemi non mi pare di averla mappa prima, prima di... Sembra nuova sto punto qua. C'è un albero, un muro gigante. Ma in realtà sì, non è... Questo è l'entrata di un dungeon in realtà, credo. No, quella sotto è una pietra. Sì, non era un dungeon questo qui dove siamo noi. Non si capisce un cazzo, il level design è un pochino... It's filthy Frank, motherfucker. È un pochino Essol, questo... Perché avete detto tutti Marco? Cosa ho detto? Hai detto qualcosa di sbagliato? Ah, di Frank Trentalance. Mi sono rotto il ginocchio perché ormai le mie ginocchia sono andate a puttane, sono vecchio, sono... Io sono due giorni che non faccio la ciclette, ma per ovvi motivi, perché sto già sudando di base. Se vado anche in ciclette, svengo, sbatto la testa e muoio. Come per la doccia prima. Falla di fianco al letto. E stai un po' piegato verso doccia, il letto. Moro. E non credo. Mentre va la doccia ghiacciata, così svengo due volte, sbatto la testa e muoio di nuovo. Così è pericolosissimo, infatti.
Io vado sempre dalla parte opposta dove andate voi, perché sono uno stronzo. Ma guarda che bello! Beh, magari trovi anche altro ferro. Io voglio vivere qua. Ma che grigliatona che fanno qua. Io voglio viverci. Veramente è un bel posto, sì. Io vi sciotto però voi, se permettete. Io romperei le loro cose. Questo qui mi ha rotto. Mi rompi. E poi noi siamo degli invasori, poverini. Loro sono qua a vivere nelle loro case fatte sì, di cacca. Noi siamo gli inglesi cacca, che vanno in America. Che toccano con le loro lance fatte con lo sterco. Ma poi io dove sto andando? No, allora niente. Se devo missare. Ah, va che grigliata che fanno qua su. No, questo è un grande wok che si fanno sì, il guarda, pollo, i peperoni, guarda che buono. No, l'ho missato. Anche gli spagnoli, certo. C'è abbastanza spazio. Chiaratura che faccio. Arrivano i salami. Beh, i salami. Che fame ho. Mi hanno fatto colpire un po' troppo adesso. Va bene che resistono. Bestia, mi hanno bruciato. E muoio io, dai. Au. Amici, vado a fuoco. Pau Gasol, ma siete cascati? Sono a fuoco. Fatemi curare. C'è la grigliata, allora. Il salame. Arrivo, amici. Ho preso il pezzo di ferro. Il ma è grosso? Di ferro. È grosso, non mi sembra grosso. Si è buttato giù. Scusami. Vedi che ti foca questo, eh. No! Sto curando io. Sto a prendere anche gli Ezza. Che sono moro però. Questo qua è gli Ezza. No, basta, non dovete parlare, ho detto che è gli Ezza. L'oggetto viola. Prendilo. L'anello del custode, vediamo cosa fa l'anello del custode. Ma è tutto sfibrato, si spacca, ragazzi. Aumenta la resistenza di tutti i danni elementari di 20, ma chi se ne fotte veramente. Tra l'altro che avevo io. Io comunque quasi toglierei quello della vita, perché ne abbiamo tanta comunque di base adesso. Avere altri 25, non so. E 25 è tanto comunque. C'è un punto abilità qui. Aspetta. Io ne ho da mettere effettivamente. Sta arrivando uno bello grosso. Sta arrivando una è bello grosso in effetti. Fa con la faccia. Ma che botta. Aia ragazzi. Ma che succede? Mi ha tirato la sparante. Meritz. Aia. E moro. Perfetto. Beh, irla. Droppano anche il ferro galvanizziere comunque qua, eh. In occhiuretta, ma... Ah, ok, ci ho arrivato al vigore a 20 ed è il massimo. Io sono a 19 adesso. È il massimo, 20 è il limite massimo. Ok. Ah, di qua. Devo una fiaschetta di sangue, arrivo subito. Tanto qua c'è il checkpoints. Sono un merla. Sono molto soddisfatto del mio personaggio adesso. Con quel becco? No, quella è veramente terribile. Però almeno adesso faccio un casino di danno e comunque resisto abbastanza. Ma lì c'era una caffettiera. Ma che dici? Sono accorto adesso. La faccia è una caffettiera. Dai, c'è il boss qua. È lo il stesso pulpito punto di prima, del ragazzi. Guardianalo. Uguale. Dobbiamo combattere qui nella casa degli Cthulhu. Volevo dire gli Zulu, ma vabbè.
Che bella maschera. È un cecchino? I minion volanti. È un cecchino, ragazzi, mi sa, eh. Chi? 1v1. Amico, io ho fatto anni e anni su Rust 1v1. No, incendiario vuol dire che incendia. Pare di Simon. Ti togli un sacco, eh. E brucia. Secondo me vanno uccisi assieme. Questo... questa paura. Io colpisco il barile di pirla. Ho la cura, se vi serve. Ma è stato... Mi serve un qualcosa antincendio, però se andiamo avanti. Sì. Aia, ci sono i Randall. Aia. Aia. Ma basta. Vai un po' turare il Kwasowski, non me. Ragazzi. Ma ci sono le coperture. Brucia, metti la cura. Niente. Io l'ho messa, ma sono dietro, non sono. Io l'ho messa qua, l'ho messa. Qualcuno me lo tira? Che ho messo la cura. Lo tiro. Ho fatto fuori il piccolino, quello piccolo. Amici, okay. Colpiamo l'altro. Sto bruciando, mi brucia il culo. Ci conviene prendere poi gli oggetti antibruciatura. Mi sa, Ma tanto. Aspetta un attimo. Ma è un cecchino, me la devo vedere con lui io. Vai qua. Ai ai ai. Ho colpito. Basta, è questo. 1v1. Panzo sicuro. Tu è? È qua da me, stiamo facendo 1v1. Arrivo. Arrivo. Colpito. Andato amici, di sotto. Mi bruciano. No, merda. Gatto, grazie mille per il raid. Merda. Ciao a tutti, belli. Tranqui. Benvenuti, siamo durante grazie, una boss fight. Grazie. Aia. Dov'è? No, arrivano. Riesci a tirarlo su? L'ho tirato su già. Okay. Dov'è? È dietro di noi? Muore qui! Oh, ma è qui, mortacci sua. Lo sto colpendo. È nascondino questo boss. Ah. Sta continuando a correre in tondo. Questo infame, io sto correndo da 6 mesi. Sono anche stanco, eh. Dai. Anch'io ti so bruciare, scemo. Oh, scemo. Oh, non andare. E vaffanculo a te. Ce l'ha con me ancora, incredibile. Aia. Datevi, curati, curati. Ho ucciso un pippo. Dov'è? E vaffanculo a te. Adesso lo sbatto di quello. Vieni via, moro. Vabbè, era una cagata in male sto boss. Conduttore di Zefiro. Molto bene. Molto bene. È che ragazzi. Pensavo che uccidendone uno andava in rage l'altro invece. Ma probabilmente è anche andato. Che non sì, bravo, probabilmente il rage era corri in giro e vaffanculo. Corri in giro colpisci, ma. Zefiro, scusatemi. La pronuncia, ma c'è non sono. Cosa dava il coso di Zefiro? Ah, era l'oggetto. L'oggetto okay. Del lì c'era lo scrigno, aspettate. Vai a prendere, vai a prendere. L'ho gambizzato, gli ho sparato le gambe e caduto. Regalai. Allora, fammi vedere se ho un punto da mettere. No. Che è andato vaffanculo a te come tante guardate, non lo so, ormai non mi accorgo neanche delle il cose. Joypad o tastiera, ma secondo me è joypad questo gioco. No, in realtà. In realtà solo, cioè uso il joypad solo perché mi trovo più comodo a schivare. Sì. Io invece altrimenti vabbè, 100 volte la tastiera, cioè devi mirare. È oggettivo che la tastiera è meglio. No, più il mouse più che la tastiera. Perché se usi solo la tastiera è difficilissimo. Può fare entrambe le cose. Appunto, miri col mouse e mi muovi con il joypad. Eh sì, ma per schivare non serve un cazzo. Poi ti metti la schivata su L1 e L2. Vediamo un po' cosa ci attende. Questo teschio radioattivo è sempre. Oh, la foresta verde. Di nuovo. Non c'era il checkpoint? È giù qua. Sì. E ci devo pisciare. Marco. Andarò a rinare. Ti do un minuto di numero, eh. Ha voglia. Corri. Ce ne metto al corri, minuto. Corri! Corri di più! Di più! Non ha corso molto, eh. Allora, qui siamo tornati indietro, sì. Ok.
Adesso dobbiamo andare a esplorare. Colpo critico ci ha dato. Buona probabilità il colpo critico. Altri punti questi qui. Efficacia della guarigione non mi interessa. Danni colpo critico non mi interessa. Ma no, quello lì ce l'ha dato prima. Maneggevolezza. Che è poco meno 5% li mortacci tua. Cazzo. Ah, vieni qui, Liezar, che Marco è appiccicato alla pietra. Andiamo al World. Altro, vi ricordiamo, oggi pomeriggio non è iniziamo vero. Alle 3. Oggi pomeriggio iniziamo alle 3, che facciamo il direct dei Pokémon e poi, finito il direct, cambiamo facciamo la live per i sub. Sì. Quindi mi raccomando, dalle 3. Sì. Se siete subscriber, potete girovagare per il mondo. È vero, l'oggetto del boss cos'era? Non lo possiamo sapere, Liezar. È un oggetto di trama. No, penso sia un oggetto per fare roba. Tanto questo cos'è? Sì, 3-5, 3-9. Materiale, vedi. Una preziosa risorsa portata dall'incendiario e dall'arroventato. Faremo takedown Red Saber. Ah, ma qui è già esplorato, però aspetta. Adesso sì, noi dobbiamo andare a sud e a nord. Prego. No, a nord no. Siamo andare... a nord. Andiamo a sud, dai. Non vogliamo andare al nord. Andiamo a sud, no, esploriamo. Appena stati. Ah, qui c'è quello colpito. Ciao Federico, buona doccia. Beato te. Sparo a faccia, Fitch, credi. È scemo. Punto caratteristica. Mi aumenta. C'è uno scemo là sopra. ...1298 gli ho fatto. Puoi potenziare anche la pistola. Io non potevo potenziarla prima. Era l'unica cosa che non me la faceva. Io ho le armi veramente dell'inizio del gioco. Anch'io. Cioè, il fucile. No, vabbè, finché le potenze. Qua a sinistra c'è una un peccato, conferenza. Questa sera mi sta appassionando moltissimo. Devo la giocare. Molto contento. Sono contento. Potrebbe essere un po' monotono effettivamente, perché allora, però... a me dispiace almeno cambia un po' delle armi, l'ambientazione però cambia un po', però no, a me dispiace solo per cioè perché le ambientazioni in realtà cambiano, anche sono anche molto belle, fatto tutto molto bene. A me l'unico difetto grosso che gli posso trovare è la carenza di loot. C'ha poco loot, sì. Purtroppo. Anche per le armature. Cioè, io ho avuto fino a adesso che abbiamo trovato questa, sembra la stessa roba. Io c'ho quella iniziale. Che l'ho potenziata, mi dispiacerebbe anche cambiarla, però. Nelle boss fight, non è che. Che quelli. Kojima vuole annunciare il prossimo gioco. Non so, sembra che abbia creato degli indizi per qualcosa. Beh, ci sta. Che stia già lavorando a un altro gioco, ci sta. Eh beh, certo. È passato un anno dall'uscita della. Che uscirà nella PlayStation 6. Poi, come al solito, magari farà vedere adesso un trailer che non vuol dire niente, su cui si specularà fino al 2029, e poi uscirà il gioco. Le caratteristiche dei nostri PC non le puoi vedere. Però, se vuoi, te le diciamo quelle di Marco. Marco ha un i9-9900K, una scheda madre della Gigabyte Aorus Elite, mi pare. Chipset cos'è per l'i9? Però non metterli in descrizione, sai? È almeno il tuo. 9900K, cosa c'è? Lo Z... aspettiamo. Z390, mi sa, il chipset, non mi ricordo. Poi una 1070Ti. Sì. Della... cos'è? Asus? Della... era quella col gufo, mi pare. No, col l'Asus, gufo, era... allora. Non so se era un gufo boss. O un'altra roba. Sì, il gufo è l'Asus. Un altro boss. Era campana qua.
funzione. Suonata, beh. Poi cosa c'ha? 16 giga ancora, di RAM, 3200 MHz, mi che pare. Bisogna... Ah, ci sono tutte le campane, però, eh. Se le suoniamo insieme? Sono... Ok, sono ancora anche qua. Ce ne sono tante di boss, effettivamente, non sono pochi. Dobbiamo suonare... Ma non ho capito se bisogna fare una melodia o... Sono 5 le campane. Aspetta, sta suonando! È il tizio che suonava prima. Ci sono dei simboli nelle campane. Aspetta che sta suonando... All'inizio del gladiatore era. Son dei... ragazzi, c'è un lupo qua. O un orso. Cos'è sto coso? Eh? Ecco, infatti. Che storia. Stavo già pensando a melodia. Forse non dovevo attaccare, magari fuori. Era da parlare, l'ho attaccato. Ma... Quindi sono un infame. Ma è un T-Rex. È un T-Rex lupo T-Rex. Bello questo. Carino, molto particolare, design, sì. Dai. È molto, molto non è la solita tizio secco fate. Con la maschera. È Sif questo, quindi, è il Sif. Orca miseria, che botta che mi ha dato. Veloce. Non è il tizio con la maschera base, almeno. Una sfonda della campana, sto sfonda. Sto dando fuoco, ragazzi. Ha sfondato tutto. Ah, nel muso gli fai un danno incredibile. Ma adesso mi sta dando il vediamolo culo. Sempre infuocato, se riusciamo. Ah, sei andato. Arriverà Nimigno. Ha voglia se arriverà Nimigno. Eccoli. Arriva da questa parte. Ah, c'ha la gente sopra. Vabbè, ci sta. Almeno sono tutte lì. Mi piace questa boss fight. Sì. Sarà sempre con me, non ho capito. Va bene. Moro. Sì. Mi molla un attimo o niente? Niente, ce l'ha con me. Porca miseria. Diamogli fuoco. Aia, che male. Dai, fatti... No, sono andato via adesso che ho incendiato. Fermo i colpi, ragazzi. Dai, ritorna. Due. Ecco. Ok. Almeno due volte gli ho dato fuoco. Dato fuoco io. Tiè. Ci sono sti strunz con la... Curatevi, curatevi. Curati. Tra con me. Dai, ma morto. Dove cazzo è questo qui? No, quella... E basta. Ha pochi HP, È morto, Ok. Vabbè, non era molto bella, mi è First try. Mi è piaciuta tanto, anche se era molto più semplice delle altre, anche l'idea di mettergli sopra i minion che ci sparavano. Sta. Mi è piaciuta come cosa. Non sei così cattivo. Poverino, perché devi chierire? Ma nel senso che non sei male, quindi gli stava facendo i complimenti. Dai, sto carino. Aspetta, eccolo. Tutto là. Questo sicuro ci dà un'arma melee come ricompensa. Ricorda un boss di Dauntless, se l'ha scritto detto, non so. Sì. Poniamo le mani. Torniamo alla base, dai, stavolta. Sì. Aspetta, fa vedere prima dove siamo, come siamo messi. Ok, no, qua è tutto nuovo. Quindi un checkpoint nuovo questo. Dai. Andiamo di pomparci un po'. Si nota un sacco l'armatura comunque potenziata, ma veramente tantissimo. Quante volte mi ha attaccato? Che alcune volte l'ho schivato, però ho resistito sempre, insomma è andato giù. Con l'altra cosa sarei andato giù alla prima volta. Allora, andiamo vado a vedere. Un po' di oggetti. Vediamo se c'è il cuore, ma non credo. Prima l'oggetto del Baos.
compro un po' di allora, items. Colpo incendiario, scaglia una palla di fuoco arcuante. Ah, che infligge danni a 25 fuoco e incendia i nemici con l'effetto bruciatura in un raggio di 2 metri, infliggendo 300 danni da fuoco nell'arco di 10 secondi. Ok, mentre l'arma è una pistola molto carina. Oh, aspetta. Ci sono un po' di oggetti da comprare nuovi, eh. Soprattutto anti qualcosa, quindi magari serviranno. Io sono qua, aspetto che finisci. Mi sono preso anche 10, ricariche di muniz. Okay. Io ne ho, ne ho già 15, quindi. Ho preso un sacco di soldi, roba, tanti soldi ce l'abbiamo. Aspetta, sono potenti, voglio... poi c'è comunque soldi. Sì. Voglio vedere prima sta pistola come funziona. È un ninnolo, l'avete visto? Altro anche questo devo provare. No. Il danno subito aumenta del 300%, tutto il danno inflitto aumenta del 15%. Ma non vale molto la pena. Ah, conduttori di Zefiro, questa qua ce l'ha dato prima, eh? Sì, ci fai, una di fuoco, ci fai la mod. Potrebbe essere interessante. Aspetta, però. Yezar, uno dei due potrebbe prenderla, così abbiamo un potere diverso. Prendo io, la prendo io, tu ti la... la metto anch'io, la metto quella. Perché così non serve a molto, Terriccio, effettivamente. Ferro temprato, però minchia. Potrei fare una cosa. E la metto al posto di quella che avevo. Che dice la signorina? Buonasera. Adesso tanto mi serve il ferro indurito per quello, vado a fare una roba. Ma qua mi... c'è un cecchino! No, è un... credo sia un mitra però. Prova a prenderlo. Sì, perché fa poco danno, eh. Non perché fa poco danno e c'è una... c'è una cadenza molto cadente. Ehi, viaggiatore. Mi piace. Le pistole però potrebbero avere senso, ragazzi. Ne facciamo una? Io la pistola ce l'ho. No, dico dei boss. Ah, ma adesso si può comprare il ferro galvanizzato? Oh, attenzione. È probabilmente più, più avanti nel gioco. Ragazzi, io provo a prendere una... Solo. Compra. Ah, adesso serve il ferro indurito, per potenziale. Eh sì. Ne compro un po' di ferro, aspetta che arrivo. Compro tutto, lo compro. Ho comprato una pistola, ragazzi. La maledizione del dio della giungla mi sono preso. Riesco a potenziare. E io a sto punto mi tengo sempre questo, ma potenziate fino al 15. Quanto sta su Instant Gaming? Quanto l'abbiamo pagato, Lizard? Non so, questo fate qua. Prima andare a vedere voi, perché no, magari mi ricordo di prezzo. Ma sei sicuro che si può comprare? A me non fa comprare. Se compra... ma serve il ferro indurito, però. No, su compra, non su crea. O su... No, a me c'è solo ferro e cristallo di... Allora li ho comprati tutti io. È uno stronzo. Ma magari ve li ha dati anche a voi, eh? Serve qualcosa? Vediamo. Ferro galvanizzato 14, sì, li ho comprati per tutti. Ma che bella sta pistola, ragazzi! Ma che roba! Para raffica o è colpo singolo? Sì, farà abbastanza. No, l'ho preferito questa qua che ho io. E come danno è lì, è solo che questa l'ho potenziata molto 60. Meno ed è già così. La mia fa 35, fa il doppio di quella che avevo. Hanno finito. Ah, sono molto... ah, mi sono ancora potenziato l'armatura, ragazzi. Più, più 12, più 12, più 5. E gli altri, dovresti averne altri di ferro adesso. Aspetta, fammela potenziare anche a me l'armatura un po'. Allora aspetta che ci mettiamo in fila come alle poste, come al solito. Sì. Io volevo vedere l'abilità della pistola. Dice che spara un tentacolo che fa danni elettrici. Punto, se me ne potenzio... Se potenzio questa qui. Domani iniziano i saldi su Steam, eh? Vabbè, ma tanto sono sempre... No, Aranel. Vabbè, però magari qualcosina per il canale, vediamo di darci un occhio. Qualcuno si ricorda come si chiama il gioco a cui ho giocato Mark in una botte via con lo tattico con i mutanti? Si chiama Mutant Year... Zero Down dovrebbe essere. No, no, Mutant Year Zero. Punto... Mutant Year Zero. Perché Down mi viene sempre? Perché quello della, allora, della signorina. Cos'è le gambe? Dov'è? Scusa. Amore, è diventato esplito. Quanto ci mette? Che ansia, Lizard. Ok, ho pensato questa qui. A questo punto. Fai attenzione là fuori. E mi vesto come Marco, così non ci distinguete più. Sei più, in teoria sei più secca tu. Io sono più ciccione. Abbiamo la stessa pistola, Moro? Sì. Marco, io faccio la pistola, fa 262. Quale? Ma tu hai quella... Sì, ma ci metti mezz'ora.
Eh no, ma io avendo già il cecchino lì, non mi conviene avere due armi lente. Io mi tengo. Ho fatto casino, ho buttato giù. Voglio vedere. Bombola. Aspetta, fa vedere. E l'abilità non me la fa vedere. Perché a me non me la carica? Perché non lo so. Ok, siamo andati. Andiamo. Aspetta, che andiamo. Ah già, che Marco deve fare le cacate lì ancora. No, che magari avevo già fatto tutto quello adesso, che potevo fare. Adesso, guarda, sotto la pistola c'ho una boccettina. Ma infatti, ho fatto già tutto quello che potevo fare. Buon pranzo, dopo Gianni. Disco Frame abbiamo fatto anche il video. Abbiamo fatto il video, mi sa che abbiamo fatto anche delle live. No. Sì, forse avevamo fatto anche qualcosina in live, non mi ricordo. No, gioca. Comprando a chi va? Allora, dobbiamo andare adesso. Mi sono strappato la pellicina. Prigione del fondatore sarà, no? L'ultimo. Amici, intanto vi ricordo il giveaway di Stan Gaming e oggi pomeriggio c'è la live per i sub dalle 3, dalle 15, mi raccomando, eh. Solo per i sub. Ok. Ah, ero tabbato, ecco perché non sentivo un cacchio. Cane blu, grazie mille. Cane. Grazie, cane. Ha meno munizioni, però, forse la pistola. No, non è vero, perché ha 18 come caricatore, quindi in realtà siamo lì. L'altra aveva un po' meno, mi sembra. Una sanguinaria. Stiamo andando in questa stanza di uscita. Allora con il fondatore. Oh, porca miseria. È lui il signor Ford. Oh, allora. Ho rotto il. Ah, bravo, bastava quello. Sì. Ma penzolava veramente troppo, per quello era sospettissimo. Guarda un po'. Sono bruttissima. Sei tu, però, non io. Un umano. Come accidenti sei arrivato fin qui? Ho camminato un botto. Beh, è molto simile a Harrison Ford adesso. Comandante Ford ha attivato il cristallo rosso, ma non è lui. Questo significa che il Ward è in pericolo. Ellen è davvero troppo intelligente per attivare quella cosa in caso contrario. Ma io a che ti servo? A Paul. È un luogo arrugginito. Intendi il Ward 17? E perché mai, per l'amor di Dio? Ford non era il fondatore. L'artiglio è la fonte. Non mi ricordo. Il sognatore di Asgard era la porta. Asgard. La versione tarocca. Sì. Ti avverto. Stai percorrendo una via pericolosa. Ma guarda. Forse... dopo aver ucciso quelle falene, forse... non mi frega niente di nulla. Riuscirai dove io ho fallito. Come posso aiutarti? Sì. So come entrare. C'è uno specchio nel Ward 13. Ma non dove vivono i ai livelli inferiori dobbiamo andare. Ai livelli inferiori sotto chiave. Quello specchio è come una porta per gli altri ward. Ecco. La chiave. Ah, giusto. Ma certo. Sei stato nel mio ufficio, no? C'è una chiave. Quindi dobbiamo andare giù dal lab? Il lab, il Ward 13, no? Sì, sì. Andiamo. Ti servirà perfetto. Per arrivare al Ward 13. Dirigiti al piano più basso della base e usala per aprire la porta chiusa a chiave. Grazie, arrivederci. No, grazie. Hanno iniziato a fare di nuovo l'erba qui fuori. Speranza. Drogati! Sì. Dopo molto tempo. Posto, lui sta qui. Dobbiamo tornare al lab? Sì. No, c'è la chiave del fondatore. Torniamo al lab e andiamo sì, dove c'era quel computer. La... sì. Niente, amici. Adesso mi toccherà anche chiudere la finestra. Io devo morire oggi. Ma non si sente? Come è possibile? Cioè, quando parli si sente un brusio sotto, ma non si sente. Madonna mia, meno male. Perché sta facendo veramente un casino incredibile. Quando parli si sente. Poco, però non è. Credo che si sente comunque più Maria, probabilmente. Sa, assolutamente sì, te lo assicuro. Incredibile questa cosa, veramente. Te lo assicuro. Allora, viaggiamo al Ward 13.
Ma quindi finiamo oggi. Giannis, si è visto, a quanto pare si è visto Bloodborne su Steam, però no, non è stato per nulla non è una cosa, a parte che non si sa se è ufficiale, ma poi non, a me non frega niente. Messo in realtà, per qualunque, chiunque ho laggato, bravo a usare anche solo Paint, può tranquillamente mettere Steam, certo, con l'immagine di Bloodborne. Assolutamente. E sì, lo fa passare per vero. Beh, non è una notizia così fuori dal no, mondo. No, non è, però... Dovrebbe... Non lo so. Io ce l'ho per Play, me l'ha regalato un ragazzo. Guarda che comunque ormai è tardi per farlo uscire, cioè... Veramente quanti anni ormai? All'inizio se lo voleva giocare ormai, si è preso anche ormai una PlayStation. Ma io me lo rigiocherei tantissimo su PC, però. No, io mi sa che non lo rigiocherei più ormai. Allora, dove era ancora più giù mi sa dove andare, sì. Dici, è vero che abbiamo sempre il nostro merchandise... Mi raccomando, se volete comprare qualcosina, qualche magliettina, qualche felpa, poi taggateci su Instagram che vi ripostiamo. Soprattutto le felpe è proprio il periodo giusto. Ma magari ho quelle freschetto. Guarda che c'è gente che se le mette, gli Azzari, io ho questi pazzi che se le mette. A me ti ripeto che la sera è freddo, quindi... La felpa? Sì. Non vedo a casa, però se esci, esci con la felpetta. Ho trovato una scatola di munizioni qua per terra. Che paura. Inizializza lo specchio. Più. Lo sto facendo io. Era proprio questo specchio. È diventato l'uscio. Vado. Ah, ma è veramente Stranger Things, quindi. Ma quindi andiamo nel sottosopra, cioè... Ho regalato a mia sorella un libro sul sottosopra, tutte le curiosità di Stranger Things. Eh sì, è veramente il sottosopra, eh? Abbastanza, sì. I funghetti. Adesso bisogna rifare tutto il gioco o così, sì, con questa grafica così. Dove però, nemici vale. Sono gli umani. Guarda che storia bella, però. Le ambientazioni sono veramente fighe, dei punti. Il level design è un pochino scrauso. Perché credo sia mezzo cioè non procedurale, però... Un pochino casuale. Cioè ci sono i dungeon che sono procedurali, quelli in teoria. Ma anche i boss hanno detto che sono randomici. Cioè, però... Quel pool di però boss... Però il level design è peccato, perché... Deve essere fatto veramente tanto meglio. Cioè in realtà non lo so, perché... Non essendo un gioco melee, cioè non essendo Dark Souls... L'equipone qui, lo saluto. Non funzionerebbe il level design di Dark Souls. Grazie De Gino, hai passato un sacco di tempo grazie alla compagnia in questi mesi di lavoro da casa. Grazie a te, grazie. Oh là là. C'è un malato. C'è le radici il, che gli sono il, la mother root. La madre di tutte le radici. Il mind flayer. I bambini del nucleo pensano di poter cambiare l'inevitabile. E Gian Andrea. Ragazzi, non vedono la verità, sì, né l'inutilità delle loro azioni. Portiamo purezza al caos, tranquillità alla baraonda. Tutto verrà distrutto, e questa è cosa buona e giusta. I bambini non capiscono. Pensano di avere vite degne di essere vissute. I bambini si sbagliano. I mondi e il nucleo dei mondi vivono nel dolore, nell'agonia, nella discordia. Portiamo pace, uguaglianza. Che bei piedi. Silenzio. Ma che schifo. Guarda che non è vero, sono terribili. Sì. Quelli di calli sono. Cosa sono? I bambini. È un essere piccolissimo, questi piedi da Bigfoot. Un hobbit. Sono inutili. Battaglia finale. Cazzo. Ma proprio così te lo dice. Battaglia finale. Ah, Dottor Octopus misto ad Alien, dai.
mi sto a Psycho Mantis. E Psycho Mantis di Metal Gear Solid 4 in realtà. E Psycho Mantis per davvero. Oh, piano. Ah, siamo ripartiti con la schivaggio. Besteria. Ho una bruttissima sensazione che ci siano due fasi almeno, perché va giù troppo veloce. Yezart usa la palla di catarro, 1352. Pop-up. Ragazzi, guardate quanto gli levo. Quanto no. Madonna mia, quanto gli levo. Minion. Non è possibile che sia tutto quello. No, è un'altra fase. Maria, che fai? Mi triti? È un'altra fase, sicuro. Devo curarmi, però ci sono questi minion che mi vengono addosso. Ora mi curo. La cura. Adesso ho caricato, to. Ma sempre io in mezzo alle palle mi ci metto. È andata. Io sono morto. No, no, sicuro. Lui. Dai, è morto. Finito il gioco. Era veramente una cazzata. No, 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 ma figurati, figurati. Infatti, è diventato Sephiroth. Non era Sephiroth, era Seymour. Omega Seymour. Che cazzo. Carino. Bello, bello questo Pokémon, questa ultra creatura. Dobbiamo capire qual è il punto non tolgo nulla, perché? Perché adesso è il boss finale, Jezza. Ma bisogna colpire qualcosa di specifico. Sì, c'è qualcosa di specifico da capire. Ho messo un tentacolo, il mio quello, No, li sto togliendo veramente nulla. E neanche io, che è tutto un dire. Com'è c'è un momento in cui lo puoi colpire? Ma neanche quelle sfere che ha sopra, quei cerchi. Ti ho tirato un tentacolo. Siamo nella merda! È diventato veramente Dauntless. Quindi? Ho tirato un tentacolo, dai che ci aiuta. Ma... Mi non ho munizioni, devo farle. Le compongo. Ma la mia vita sta andando giù, oh. Sì, tutte le vite stanno andando giù. Questo è un portale, mi sa. Andiamo al portale, mi sa bisogna correre al portale. Sì. Come un arciere. Gli arcieri quelli... Quanto male, quanto male, quanto male. Anche lui. Adesso però gli fai un botto di... Osteria! Come sono secoli, mortacci tua. Mi tirate su. Ah, sì? No, in realtà la barra della vita non è che gli sia calata. No. Ma però se mi tiri su, magari. Non adesso. Tiri su tu? Sì, sì. Non ho più problemi di vita adesso. Però Ma non ha senso che ti dice che gli togli così tanto. No, infatti. Oh, aspetta. Ok, dai. Ho finito rosso, tutte le munizioni io però. 45.000 gli ho fatto. Adesso guarda, lui è fuori adesso. 60.000 gli ho fatto. È vero, sì, sì, mezzo. E ho finito tutte le munizioni, io niente. Ma usa le scatole, Moro. Ah, c'hai ragione, porca miseria, me ne scordo sempre. A sto punto non conviene usarle qua. Portale. Portale, dritti. Ma ci sono delle munizioni lì. Dritti. Ma sono così io in campo. Cadi qua dentro, sei fottuto. Allora schiviamo adesso, non l'ho attaccato. No, forse mi sono attaccato. Io metto la cura adesso. Ma sprechi munizioni. Vabbè, ho una marea di cose. 16 scatole. È vero anche quello, Chi è? A parte che schivarlo è veramente una caccata, per adesso. Sì. Mi hanno fatto più male i minion che la cosa che lui. A meno che non bisogna attaccarlo per aprirlo. Infatti io pensavo che... No, ma infatti io l'ho fatto. No, adesso si apre, No, sì, andate. No, non si è ancora aperto. No. No, no, mi sa bisogna attaccarlo per aprirlo. Eccolo. Nell'altra missione più danno fatte al boss la... Ah sì? Quindi se adesso non gli facciamo un cazzo. Io prima ne abbiamo uccisi tanti, per quello gli abbiamo fatto tanto danno. Ah, bisogna fargli fuori il boss, ok. Sì. Ci sta però, che diavolo.
Vabbè, adesso gli abbiamo fatto... No, mi sono fatto prendere come un pirla, ragazzi. Ma... Perché non mi ha... Non, non mi si può portarti su, eh? Perché non si può? Forse. La prima volta che mi ha colpito. Resuscita alla pietra, com'è? E c'ho due cure. Ma scusami. Ma non ha senso sta cosa. Non sono mai stato colpito nemmeno. Forse non si può più portare su, eh? Boh, non è che ti dice che muori, muori, cioè... Io muoio, muoio, eh. Lui ah, perché ogni palla che ti colpisce ti toglie vita anche dopo. Ma a me non mi ha mai colpito. Come cazzo c'è andato giù? Era la prima volta che mi colpiva. Vabbè, mi faccio uccidere, non ha senso. No, no, vieni a tirarmi su. Vai, capiamo vai, capiamo come funziona. Ce l'ha fatta, secondo me. Vabbè, comunque. Perché tanto così adesso non gli faccio niente, io non l'ho fatto fuori miglio. A posto. Ok. No, beh, non... Ma basta! La roba dei... dei boss è... in... cioè, la roba dei, scusa, dei minion non è molto intuitiva, però... Schippiamo tutto qua se si può. Sì, ma ci va direttamente dentro. Allora... Provo di farle fuori il più velocemente possibile questo. Sì, sì, perdiamo, cerchiamo di non sprecare cure qui. Grazie zio Bobby. Grazie zio. Se non si gira non la prendo io però. No. Ma mi succhia il mortacci tua. Bestia che botta. Bestia che botta. Non posso, l'ho colpita anche una volta in testa sto giro. Colpita. No, mi succe. Dai, dai che è morto. Ok. Mi ciucciava. Mi raccomando i minion poi quando entriamo Sub nella zona. Sub e ognuno te le feci, Bobby. Complimento. Dobbiamo farne fuori grazie, un po' grazie, per cercare di sconfiggerli in tre fasi. Sì, dobbiamo sì. Uccidere abbastanza. E usiamo la cura solo quando usciamo fuori. O il sanguinaccio che c'è. Ma sì, magari quando si è dentro usiamo il sanguinaccio che sì, 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 sì. Perché ti porta via vita. Per ora non so se ha senso. Togliamo veramente poco adesso. No, secondo me conviene aspettare adesso e schivare. Grazie Stefan. Grazie Stefan Galba. Vado a ciucciare. Non si è più sono già in finito giro. Magari sanguinaccio voi due che avete. Vabbè. Ok. Ah, sono due portali. Sì. Siete voi. Avviciniamoci comunque al portale. Che ne sono due, eh? Eh sì. Però non è che si vedano molto sti cose. Occhio però che stiamo subendo anche tanti danni, eh. Andiamo, andiamo, andiamo. Vogliamo uscire? Aspetta, prendo sì, le munizioni del usciamo. Pompa e arrivo. Ma tanto li puoi usare le scatole? Sì, vabbè, ma se ci sono non... le scatole. Ho capito, ma lì perdi vita, lo puoi fare tranquillamente fuori. Non ho capito se bisogna comunque attaccarlo adesso. Sì, penso di sì. Ho finito le munizioni. Guarda lì. Fuck. Mi sfondo ora. Minchia. Adesso comunque. Quando si carica gli rompiamo il build del chat. Un po' mi prende lo stesso. Ma lì sotto sì, Moro. Vabbè che tu c'hai il pompa, devi per okay. Ok, aperto. Col fuoco pure. Togliamo poco però. Più o meno, in realtà, perché li stiamo togliendo comunque. Bisogna beccarlo giusto, bisogna beccarlo. Eh sì. No dai, aspetta. 707 li faccio io. Ok. Ok, okay. Sanguinazione.
Tra l'altro da un mal di mare qui sta zona, perché ti muovi ma non si capisce un cazzo. Ok. Ok. Vogliamo andare? Aspetta, No, ah, sì, sì, andiamo. Ma quello laggiù è più grosso. Occhio. Curatevi se dovete curare. Putrefazione è rotto, cos'è? È le... No, ok, però non ho... Sarà con me. Metto un po' di munizie. Dai. Ok. Vai, non si è aperto. Non si è aperto. Ma che cacchio, perché no? Adesso non gli facciamo un cacchio. Mi sa tocca fargli danno quando fa tipo sta roba, cioè quando si carica tipo. Dove sono? Devo ricaricare. Scusate ragazzi, se non vi leggiamo, ma è la boss finale battle. Andiamo? Aspetta. E Moro, stai schiattando tu. Porca miseria, è vero, Liezza. Via. Schiatto per davvero. Non la vita. Ok. Aia, mi ha preso. Tiratemi su. Arrivo. Stavo curando. Basta schivare la prima. Vado io. Ah, no, c'è. Ok. Sono con te, Liezza. Veramente che pelo, ragazzi. Non l'ho accorto per niente. Vai. Ok. Ok, adesso si è aperto. Adesso è aperto, sì. E carica veloce. 116. Vai. Dovremmo farcela nella prossima. Okay. Forse. Non lo so, dipende. Ok. Un po' di munizioni. Andiamo ancora. Il più possibile. Dai, sono full munizione adesso perché ho usato l'oggetto. Un più resistente adesso? Mi sembra, leggermente. Sì, anche a me sembrano un po' più tosti. Data la pozione sempre, tutto. Sì. Aspetta, ci uniamo questi qui. Non mi devo curare. Cazzo, c'è quello. Vai. Portale. Arrivo. Me li tira subito addosso. Ok. Metto la cura. Non ci arrivo lì tanto, Moro. Vabbè, c'è Liezza. Caricate sempre. Abbiamo fatto male adesso. No, in realtà no. Se gli fai un botto ma non è vero. Ok. È aperto, vai. Ok, l'ho già dato fuoco, perde anche. Guarda quanto perde. Dai. Ok. Esperienza più 2000, globo della rovina. Almeno questo era. Cioè, non ti mettevano i minion in mezzo alla boss fight delle palle. Era fatta bene. Terza fase? No, credo che sia. Ci ha dato i drop. Ci ha dato magari. Dato che la cimetta, ce l'ho. Mana del sognatore. Bestia, che botta, zio. Ah, sono io sto giro. Dai, vedo me.
Ah, okay, vedo, ormai che tanto sono uguale a Marco, quindi... Bestia. Dobbiamo uscire. Osteria, come, scappa. Se basta segare qua fuori, basta. Come? E dove si è buttato, scusate? Sì, ne abbiamo già parlato, Marco. Ah sì, continuiamo. Amici, l'abbiamo già finito oggi? Sembra anche dire sì, volete. No, no, non so, cioè, sono a posto così io personalmente, però... Sono giusto motorino. Magari più avanti magari. Però è veramente insistente questa mosca che mi dà. Bella barca. Bella solida. Bella solida, Sono volute più o meno... Vado a vedere su Steam intanto. Con 5 live sono abbiamo fatto. Vado a guardare su Steam che ho le ore effettive tanto. 10-11 ore fa perché... Sono 10,3 mi segna. 10 ore in realtà un po' di meno perché ci siamo incastrati in un punto. Un'ora l'abbiamo persa due live fa. Vero. Poi non abbiamo esplorato benissimo tutto quanto. L'ultima parte, però un po' di secondarie roba l'abbiamo fatta. Ma quindi era tutto un sogno? Ma non credo. Era sognatore quello lì. Più che altro, cioè, noi siamo fuggiti adesso. Non ho capito il finale. Io, sinceramente, adesso che ci penso, non ho capito il finale. No, neanch'io. Era veramente tutto un incubo? Cioè, noi eravamo entrati dentro lo specchio, quindi in quest'altra dimensione. Però non siamo usciti dallo specchio, o sì? Non mi sembra. Siamo usciti mentre quello lì. Cioè, immagino che quando scappavamo era perché stavamo uscendo da lì. Non so, si è buttata a pesce alla fine, ma non nello specchio. Ma quindi era un incubo? Cioè, veramente era un sogno? No, non credo, se non c'entra il sogno. Cioè, il sogno era quello quando abbiamo fatto il boss, lì eravamo nel sogno del sognatore. E poi è scomparso tutto, quindi? No, non ci sono premi. Eravate arrivate nella mente di quel ragazzino che generava le root. Sì, nella boss fight. Ma perché poi si è rotto tutto? Nella boss fight era nella mente del ragazzino, però no. L'avete sconfitto nel sogno, ma il mondo non lo era. Ho capito, ma perché poi si è spaccato tutto? Non ho capito. Perché abbiamo sconfitto il ragazzino. Ma tutti gli altri che erano lì? Chi? Scusa, non eravamo nel lab noi. Sono morti tutti. Non gliel'abbiamo mica detto che andavamo a far burdel noi. Scusa, noi siamo usciti dal lab. Usciamo dal lab, si rompe sì, tutto. Ma non, noi non siamo. Noi non siamo. Altri... Noi eravamo nel mondo. Nello specchio eravamo. Lo specchio era un teletrasporto. Ma una volta usciti. No. Come lo specchio? Una volta usciti, tecnicamente esci da dove sei entrato, quindi dal lab. Ma noi non so se siamo usciti dallo specchio. Non lo so, non ho capito. Non ho capito. Grazie, Biscotto. Sono anche io nei titoli di coda, dice Biscotto. Sì, bene. Può essere, perché era... Non è... No, può essere. Magari c'era un Kickstarter, non so. No, non c'era nessuno lì. Era la torre dove nessuno riusciva ad arrivare più nel vecchio settore. Sì, con lì dove noi all'inizio ci stavamo dirigendo lì e poi c'è stato il mare mosso e ci siamo spaccati a merda e poi ci hanno... Sarà che ci sono i DLC anche, bisogna vedere anche quando sono ambientati, se va avanti la storia. Sì, sì. No, abbiamo non finito. Non lo so, la storia... Ma secondo me altre 3-4 live. Altre 6-7 live secondo me ci vuole per finito oggi, invece. Sembrava... Finito oggi, proprio fortino. Tra l'altro, erano 13 ore, 13-14 ore, c'era scritto, non abbiamo finito in 9. Perché forse ho visto walkthrough, ma forse faceva il DLC. Sì, 10 ore abbiamo fatto. E adesso, tra l'altro, poi ho una proposta da farvi. Va bene. Andiamo in vacanza per un mese. Sì, dai, mi sembra giusto. No, però andiamo in vacanza dalle serie per facciamo una settimana. Poi dobbiamo vedere per Grinella anche, perché non è detto che l'ha messa la cosa, la trama in coop. No, noi dobbiamo provarla, però... Perché anche l'altra volta ce l'avevano detto, poi era una bugia, quindi voglio vedere io adesso. No, bene, voglio prima. Fare... Serie anche singole, così... No, farming lo rifacciamo qualche volta ad agosto. Però. Io l'ho disinstallato ieri, tra l'altro, farming. Però, dico, che ad agosto possiamo fare qualche cosina. Che ne so, tipo una settimana...
Full Sea of Thieves, Hunt, ma settimana Battle Royale, Lizard, siamo delle merde. No, la Battle Royale no. Però, ma no, come no, Libby Gay? Libby? È vero che è un cognome che si usa, è Libby Gay. Io ho però saltato, effettivamente, ma non sto saltando, effettivamente c'è un cognome che si usa molto fare in America Gay. Non lo so, io la settimana Battle Royale non ce la farei mai. Però magari fare una settimana in cui magari facciamo anche delle live singole a testa si può fare. Magari una mattina c'è Moro, una mattina c'è Liesa. In realtà è già quello che stiamo già facendo, non è che cambia. Sì, no, era farlo proprio tutta la settimana. E Fugai, no, non lo so. Facciamo Dauntless? Vediamo, possiamo vedere bene cosa... No, vediamo, informiamoci su Green Hell prima. Gay significa... ma non, non voglio iniziare subito una serie, quello che dicevo. Volevo fare una settimana. Dai, ce la studiamo un attimo, poi facciamo sapere. Vabbè, facciamo la settimana, una di giochi, settimana Hunt. Sot, questa roba. Lo salvo, cioè esco, torno al menu, che tanto è finito. Ma quindi, ma qui cosa succede? Siamo niente, prima del boss finale. Esatto, termina, via. Tutto, amici. E dura, sì, non dura come un Dark Souls. Anche perché sarebbe ripetitivo questo, durasse come un Dark Souls. Dark Souls è diverso proprio nel level design e tutto. No, io secondo me per il gioco che è, sì, ci stanno queste ore qua, poi diventa pesantino, secondo me. Sì, secondo me così va bene. Anche perché comunque ho visto che ci sono altre cose, a parte che sono, con i DLC credo si allunghi molto, perché sono tipo 3 DLC con quello che è uscito adesso o deve uscire, non mi ricordo se è uscito o deve uscire, però... No, mi sa è già uscito perché l'ho visto fare da Simone, da Viking. Allora, sì. Sì. Comunque, ragazzi, noi ci vediamo tra poco... alle 15 in punto, forse qualche... solo se siete sub, perché altrimenti vedete non la live è vero, non è vero. All'inizio no, facciamo dico la live per i sub, per i sub facciamo alle 15 meno qualcosa, un poco prima delle 15 partiamo con la live per guardare insieme il Nintendo Direct sui Pokémon, poi finito quello facciamo subito la live per i subscriber con Takedown Red Saber, quindi se non siete sub e la volete vedere dovete per forza di cose fare la sub, se non siete sub ma vi sta scadendo dovete rinnovarla, queste cose qui, quindi a dopo. Grazie con tante riselle, ciao bellezze, ciao belli.